Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un altro videozzo. Questo è il terzo. Siamo appena entrati e quello wipeato vuol dire che il server è di nuovo verginissimo. Vabbè, e noi lo stiamo sverginando. Con me c'è Squalo Nero 86 e Bonnie's Blu. Ciao belli, friendly. E gli dico friendly. Non mi sparate, cazzo! Gli ha detto minchia. What? Friendly. Chiedi se do you like minchia. No, ma che do you like? No, voglio dirgli che sono una brava persona. Sì, adesso mi giro, lo ammazzo, rompo le palle. No, ma ci sta ancora seguendo. Che a Diego gli devi fare brutto, minchia, lo prendi, minchia. Allora siamo nella merda. Sparagli, sparagli. Stop, ostiblift. Oh, stupido. Guarda, via più! Giamaica! Io non ho le armi! Hai rotto i c***o! Ma muore, va! Sì! Andiamo! Hai fatto bene ad accopparlo! Comunque, ragazzi, dopo che wipano, qua è la situazione. Tutti contro tutti, senza esclusione di colpi, tutti vi vorranno uccidere. Però ci sono dei modi per evitare di morire come le cacche. Uno è scappare come se non ci fosse un domani, aiuta molto. Due, bisogna assolutamente, se riuscite, andare a trovarvi una casa in un posto particolare. Noi il nostro posto ce lo siamo trovati, solo che per raggiungerlo non è così facile. Sì, ci vuole tipo 3-4 ore di gioco. No, no, beh, 3-4 ore no, ma almeno quei 10 minuti. Ci sparano. No, corri. Abbiamo bisogno di quel pezzettino là. Tolta questa collinetta, siamo a posto. A posto, Dio. Non correre dritto. Zigzaggia. Ci mirano, ci stanno mirando adesso. Zigzaghiamo. Non so da dove. Fai così. Mossa Kansas City. Ecco, la mossa Kansas City è bellissima. Va bene. Ma tanto è il primo momento. Raga, ho i magneti. Quindi se crepo, prendete i magneti. Solo quelli. Il resto lasciatelo nella cassa, lasciate la legna, solo il magnete, scappate. Santo cielo, prendete... No, ho bisogno dello zaino. Oh sì, oh santo cielo. Via. Cerchiamo di stare qua, in teoria forse non becchiamo nessuno ora. Libero. Allora, dobbiamo stare lontani dai container, punto. Ok. Se vogliamo vivere, questo dobbiamo fare. Parto già con infamia. Allora, a destra c'è la strada, salute. A destra c'è la strada... E a sinistra il mare del nulla. Quindi continuiamo così ancora un po'. Tra un po' ci dovremmo essere. Non riesco a rinare che non vediamo chi c'è dopo. Potrebbe essere una questa, ragazzi, è una puntata dal vivo. Che più vivo non si può. Niente di preparato. Esatto, siamo online. Tutto vivi e potremmo anche morire. Sì, no, io mi tocco. Il magnete ce l'ho ancora. Ok, perfetto. Allora, in mutande, corre. La casa. Allora, un attimo, che mi metto l'accetta e il piccone. Allora, il ferro al peggio lo porto, perché comunque ci può servire tantissimo. È un problema con i panchi da lavoro. Ok, a posto. Io non ho avuto il tempo di fare niente. Guarda, no, non mi fa spaventare. Credevo uno. Ok, raga, ma ditemi quello che volete. Sono un cacchio di tom-tom. Guarda dove siamo, guarda. No, la zona buonissima. Purtroppo qui i primi minuti di gioco sono assurdi. Vi cercheranno di uccidere tutti. Anche se vedete un'anziana signora col girello, vi cercherà di uccidere. Non sparate. Non era un cinghiale. Allora, occhio. Però adesso la vedo brutta perché dobbiamo fare il kit house. E noi siamo pieni come le zampogne. Pieni come le... Passami le cose a me. Passami le cose così non... Oddio, mi ha dato una laggata. Ha laggato così tanto che sono andati 3 anni indietro nel... Ok, ci siamo quasi. Raga, ci siamo. Preparatevi, tra un po' vedrete che costruiamo. Aspettatevi. Dove sei? Corri! Come mai non corre il tuo omino? Ho tagliato dalla parte sbagliata. Io lo scorciatoio. Vedete, ormai io sono Tom Tom, lui invece no. il signor Squalo Nero non è Tom Tom, no. Raga, se avete dello spazio è ora di farci la calce. Devi correre! Per rivolare. Ma che cazzo? Ma cosa fa? Ma mi devi lasciare stare! Vai sopra proprio. Boh, ha preso un po' fuoco. Ti chiamerò Giovanno Darco. Ma che guarda. Perché io crepo di freddo e voi no? Perché tu sei un bel bambino. Oddio. E le mani. Poi raga, appena stai meglio bisogna partire, bisogna... Tanto ce l'ho un altro fuoco. Freddo, te lo do io il freddo. Guarda come brucia bene. Non vedo più il buon Bonnis. Ancora comunque non è un gioco finito. Sì, poi l'ottimizzazione. Sappiate che ho io una 980 Ti. E insomma... Non è che giro ma a 200. Come la mia con una 660. E io prendo un po' fuoco. Così impari a avere freddo. L'uomo nudo che brucia. Sì. Raga, ci siamo quasi. Siamo nella zona buona. Preparatevi a fare i kit house, martelli, scalpelli, di tutto. Ma il ferro non esiste più. Meglio saltare. Ma lì c'è la palla. Oddio, anche dove eravamo prima. Ascolta, quanto sta a freddo?
23 secondi, accendi. Vado. Via, via, subito sul fuoco e finché a zero. Ma no! Del cacchio. No, 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 no. Oh, è che io mangio anche una bistecca rubata. Ho avuto paura anche Dark. Aiuto! Sicuramente brucio, ballo. No. Oddio. È incredibile. Diego, alza le mani. Quanto state a fuoco? Va bene, a posto? Colpo di calore. Io sì. Andiamo, benissimo, andiamo. Quando avete il colpo di calore è il momento giusto. Allora, sì, io mi ricordo che non era proprio lì, era un po' diversa la zona. Noi abbiamo, secondo me, abbiamo girato troppo presto a sinistra. Allora, noi scendevamo. Allora, vediamo intanto se qui vediamo gli admin. Se no torniamo un po' indietro e giriamo a destra. Vediamo. Eccolo qua. Sì, qua è la zona casa. Sì, questa. Bingo. Bingo, ragazzi. Sì, ora ci siamo. Salute. Maiale, maiale. Allora, il ferro è qui. Sì, 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 siamo qui. A posto. È il momento del kit house. Fatto il kit house. No, no, non prendere niente adesso. Mi dai solo il cemento e io butto giù altra roba. Qua, vieni qua che te lo do. Detto così, però, sei uno sconcio porcone. Dai. Tanto avete il totem pure voi, giusto? Yes. Che vuol dire? Allora, uno lì e uno un po' più dopo la linea viola. Proprio dietro la porta, praticamente. E tanto non li puoi mettere da altre parti, quindi. Autorizzo e autorizzo. Tutto a posto, a Ferragosto. E se Dio vuole, abbiamo fatto! Oh! Roba buona, almeno roba in pratica, bella. Raga, tutto quello che avete visto non è che noi siamo solo matti. Sì, lo siamo, per carità. Ma in realtà è per un motivo molto semplice. Se voi non fate questo e vi uccidono, voi andate a rinascere di nuovo, come avete visto, nel mare del nulla. Noi lo chiamiamo così, semplicemente il primo posto desertico che avete visto, quello con il la terra tutta rotta dal caldo, quello lì in pratica. Raga, andate a prendere poi tutta la roba che abbiamo smollato. Altra porta. Ma ti ho chiuso la porta in faccia. No, non è vero, te l'ho creata in faccia, non te l'ho chiusa. Creato la porta sul naso. Sì. Guarda, l'importante è avere almeno due stratini di tranquillità. Con questo noi stiamo facendo il terzo, quindi dovremmo essere un po' più... due strati di morbidezza. Sì, e poi basta. E poi direi, consiglio che vi do a tutte le persone che guarderanno questo video e magari hanno questo gioco, lo vorranno comprare: non esagerate, non fate delle case improponibili, perché poi spesso e volentieri non si sa bene il perché e il per come, ma qualcuno viene a distruggerla e quindi non conviene, mettiamola così. Poi diventa difficile da rubare, quindi meglio andare così, giusto? Sì, bravi, perché io voglio rubare in casa, che cavolo, se no se mi fate rubare in casa vostra siete delle brutte persone, sappiamo. Ma mangio anche una bistecca perché ci sta, perché uno poi anche un po' un attimino affamato e poi scappiamo, entriamo solo un... Ma perché avete sti problemi, raga? Nel senso, vi fanno male, io vi do un po' di selce, toh. Mangiatevi la selce. State in castigo, brutti zozzoni. Ma cosa state facendo? Zozzoni! Bravo! Ma che zozzi! No, mi ha sputato un sputacchio! Ma voi mentre siete lì a fare... Niente, ci sono gli homosexual. Non è vero. Io sono lì che... No, ti ha spruzzato. Mi ha spruzzato, sì, di brutto, quasi infinito. Stavo per morire, anzi sto morendo. Addirittura. Sì, sì. C'ha l'idropompa. Guarda, di idro non lo so, ma qualcosa... Dov'è sto sputacchio? Dietro. Ah! Che merda però sto sputacchione, che è lo sputacchione laggante. Sì, sì, lagga e ci uccide, la cacca. Ma basta, sputacchi, ma... È pieno di sputacchi, non muoiono neanche con una freccia sola. E c'è pure un cazzo di cinghiale. Oddio, io sto morendo avvelenato. Sì, ma non c'è un cazzo per te. Sono morto. Oddio. No, tu non devi morire. Io sono morto. Sì, sì, sono crepato a forza qua di sputacchi. Qua manca una porta. È una cosa improponibile. Ci hanno fatto bruttissimo gli animali questa volta. È la prima volta che mi ammazzano sputacchioni in quella maniera. Ovviamente per la prima volta dirò una frase che non ho mai detto: abbiamo tanta legna. In pratica noi ne abbiamo 5. Qualcuno... Ah, dai, beh, ma qua... con la sega. Eh? Scusa, sega circolare. Sto girata giusto io, altro che... Sì. Oh, sì. Che rischioso, che rischioso. Hai rischiato i gioielli di famiglia. Le palle che stanno vibrando. Guarda, a scuola. E vai così. Prendete le casse che stanno finendo per terra. Sto cagando le casse. E beccati questo accettato. Che cavolo.
No, la gara ora non la posso fare, dobbiamo chiudere casa. Voi siete come le cicale, io sono la formica. Io mi faccio il culo e voi mi leccate la... No, fa rima ma non ci sta. Ma basta, fuoco acceso, oddio. No, non accenderlo più, aspetta che stiamo morendo. Arrivo, bruciando, arrivo. Oh santo cielo, ma non si può stare. Sta zona, oh, avete troppo freddo, avete troppo... Sì, io mi denudo, se continui così. Ah, l'uomo nudo alla fine è venuto fuori, Pensi che io ti farei mai una cosa del genere? Mai! Non lo faccio io, sai che sono una brava persona. Ma ho caldo anche qui. Ok, perfetto, raga, la casa sta già venendo bene. Sappiate che questo è uno dei server che preferisco, oltre a quello lì dove vi ho fatto vedere l'altra volta, dove ci sono i kit e tutto, che anche quello è molto bello. Lì abbiamo veramente un regno ormai, perché giochiamo veramente un botto. E io mi devo spostare, mo lo spengo, perché non è più... Meno male, questo si può spegnere, per questo ho cercato di fare questo fuoco qua. Dai, che ti piace, adesso mettiti a 90. Dai. No. Ok, io direi che per questa puntata, ragazzi, la casa l'ho fatta e quindi sento già abbastanza bene. Beh, la casa è fatta, c'è solo stato un piccolo problema. Abbiamo sbagliato completamente la zona. No, ma non è vero. Sì, perché dovevamo farla un po' più verso l'altra parte. Ma sono cose che accadono. Direi che per questo video è davvero tutto. Spero che anche questa volta vi sia piaciuto. Se così è stato, un bel pollice su e tanti bei commenti qua sotto. Ringrazio i due pazzoidi assassini, anche maniaci sessuali, quindi Bonnie's Blue e Squallo Nero 86. Non vi ammazzate? Oddio! Ah! Come mi permettete? Ah! Basta sparare, basta la violenza negli stadi! Basta con sta violenza! Ma come va? C'è il tuo corpo ancora lì, girati! Non c'è studio, vedi, mi sono rinato dopo! Sei una merda. Ma perché sei morto in quella maniera? Dai, che poi siete tutti infami come la cacca. Cazzo, vero, sono infami. Ma no, basta che perdete tutto. Smettetela, infamoni.